boato, quando dalle frequenze di Radio Pia arriva l'annuncio che il treno speciale giungerà a Brescia con mezz'ora di ritardo, i ragazzi esplodono in un boato di gioia. Tornare a casa, e chi ne ha voglia? Riposarsi, e perché mai, dato che la vita è fatta per essere vissuta? La Chiesa e la fede, esperienze possibili ed affascinanti, soprattutto se vissute nel gruppo e col linguaggio appropriato all'età. Questo in sintesi il significato dell'avventura vissuta nei giorni scorsi da 1200 ragazzi bresciani, ad accomunarli un solo denominatore: presto riceveranno il sacramento della confermazione. E questo significa dare una svolta concreta alla loro vita di fede. Anche il vescovo di Brescia, Monsignor Giulio Sanguineti, si è recato venerdì notte 14 aprile alla stazione ferroviaria di Brescia per salutare i partenti stipati su due treni speciali. Un totale di 16 carrozze, ricolmi di ragazzi di 13-14 anni provenienti da 61 parrocchie della diocesi. Li accompagnavano 15 sacerdoti e 180 catechisti. Vi auguro buon viaggio, li ha incoraggiati il vescovo, un viaggio che non sia solo di svago, ma utile soprattutto a ben prepararsi alla Settimana Santa e a vivere intensamente la vostra fede. La giornata delle palme che vivrete in San Pietro vi aiuti a riscoprire la gioia del cristiano che prega e si avvicina al mistero di Gesù. Promossa dall'ufficio oratorio e dall'ufficio vocazioni, questa iniziativa, denominata Roma Express, intende proporre ai ragazzi cresimati e cresimandi della diocesi un'esperienza particolarmente significativa per la loro crescita di fede. Un viaggio pellegrinaggio che conduca alle sorgenti della vita. In fondo di questo si è trattato, una buona sorsata d'acqua fresca che non esaurisce il cammino di formazione, ma serve da slancio per continuare a cercare ed amare in questa chiesa. A Roma, città santuario per eccellenza, è facile sperimentare la vitalità della Chiesa universale, rappresentata dalla diversità di popoli e di lingue, e poi l'incontro col Santo Padre, voce ascoltata dai potenti della terra, anche se vecchio e malato, dà forza per continuare. Se nelle parrocchie di provenienza talvolta la pratica della fede vacilla, perché non trova linguaggi adeguati, un viaggio così diventa occasione per accendere gli entusiasmi e lanciare un ponte di continuità e frequenza in oratorio anche nel dopocresima. Un messaggio forte dato ai ragazzi perché abbiano sempre nel cuore il dono dello Spirito Santo che ricevono con la cresima. Ragazzi, abbiate il coraggio di essere disobbedienti, è la sintesi della preghiera condotta sabato mattina nella Basilica di San Pietro da Don Claudio Paganini, neodirettore dell'ufficio oratorio diocesano. Se non vi insegneranno ad amare Gesù, ad essere veri discepoli, ad essere coraggiosi come San Pietro fino al punto da dare la vita, non ascoltateli. Questo luogo ci insegna che i cristiani sanno dare la vita fino al martirio per quello che credono. Nel pomeriggio del sabato, visita alla città, cena e pernottamento sono sembrati un dovere da pagare. Come dire che volendo si poteva continuare a girare per la città, a guardare, a scoprire i colori della vita. La domenica mattina in piazza San Pietro la Santa Messa delle Palme col Papa Giovanni Paolo II, una celebrazione tanto solenne da far dimenticare la lunghezza, altrimenti insopportabile a casa propria. Nel pomeriggio la risalita sul treno. Nonostante il lungo viaggio e le poche ore di sonno, il sole cocente durante la messa in piazza San Pietro, erano felici. Li abbiamo intervistati domenica sera sulla banchina della stazione mentre appena arrivati salutavano mamma e papà. La cosa più bella, il viaggio in treno, lo stare con molti amici e poter parlare, condividere, raccontare le nostre storie di vita, cantare, lanciare messaggi e dediche con Radio Pia. Ma è stato un pellegrinaggio o una gita di piacere? Sono ancora i ragazzi a raccontare. Per me pellegrinaggio significa scoprire qualcosa di nuovo che non conosco, è guardare il mondo con occhi nuovi, e nel mondo scopri sempre la presenza di Dio. E l'incontro col Santo Papa, la Chiesa universale con tutte le lingue e le razze del mondo? Certo che abbiamo anche pregato, sentendo leggere le letture in tante diverse lingue, non ho capito niente, però ho provato commozione al pensiero che qualcuno prega in quel modo così diverso dal mio. Questi ragazzi non faranno bilanci conclusivi, diranno semplicemente agli amici: non sai che cosa ti sei perso. Beati loro, hanno lo stupore e la gioia di chi sa ancora vivere col cuore l'incontro con Dio.